Benvenuti e benvenuti a questo nuovo video a Parigi. Non ho fatto il vlog di Parigi perché i primi due giorni ero depressa perché faceva tanto tanto freddo, tanto vento, quindi anche quando filmavo non si sentiva nulla. Quindi i primi due giorni ho visto che quel tempo faceva schifo, che non eravamo neanche vestiti abbastanza e quindi ho detto vabbè, non faccio il vlog, faccio prima non fare un vlog. Però se siete interessati posso sempre fare una specie di video dove vi racconto quello che ho fatto a Parigi, quello che potete andare a vedere se per caso programmate una vacanza a Parigi, oppure quello che ho visto, quello che mi è piaciuto di più, posso farlo a parte. Oggi però ho deciso, infatti oggi avevo deciso di fare il video, questo video su Parigi, alla fine ho detto perché? No, facciamo un altro video che non c'entra niente con gli argomenti del quale parlo. Oggi ho deciso di parlarvi della mia maturità e in particolar modo della mia tesina. Io sono una persona molto vecchia però forse tra le persone che guardano i miei video ci sono delle persone che hanno la maturità quest'anno, ce l'avranno l'anno prossimo, non lo so. E devo dire che anch'io nella mia vita... Per me la maturità è stata la cosa peggiore della mia vita, vi giuro. Io ho fatto un liceo scientifico e già là, io ho studiato troppo. Onestamente ho studiato più al liceo che all'università e non sto scherzando. Quindi diciamo che la maturità è stata veramente una cosa molto molto difficile per me da affrontare, perché è stata veramente... mentre avevo amici che andavano in altre scuole, magari in istituti, e sapevano già tipo, ah, noi sappiamo le materie, sappiamo tutto, noi al liceo non sapevamo una mia beata minchia. Sapevamo la prima prova italiano, seconda prova matematica, terza prova non sapevamo alcuna materia. E quindi sì, terza prova è stato veramente l'incubo di tutti, perché non sapevamo niente, a differenza di tante persone che conoscevo che sapevano già tutto. E questa cosa a me ha dato tanto tanto fastidio, perché non è giusto. Però vabbè, non stiamo a parlare delle ingiustizie che c'erano tra liceo e istituti, che lasciamo stare. Io oggi vi parlerò della mia tesina, di quello che ho fatto e degli aneddoti che sono successi con la mia tesina e di quanto poco professional sia questa tesina. Allora, prima di tutto, questa immagine è stata fatta da una mia amica, grazie a lei la mia tesina è sembrata una cosa molto più normale, e la mia tesina era sul vampiro, sulla figura del vampiro, sì, perché cosa vi aspettavate? Vi aspettavate una cosa più normale di questa? No. Praticamente cosa è successo? La mia tesina si chiama vampiro, dall'essere temuto all'essere amato, cioè una cosa più... drammatico di questo non esiste. Vabbè, insomma, cosa è successo? Che in questa tesina, quando arrivi in quinta superiore, se appunto, come detto, se c'è qualcuno che voi, se qualcuno di voi che è in quinta superiore e che sta affrontando il tema tesina, maturità, robe, saprà molto bene il fatto che quando arrivi in quinta superiore devi fare una tesina. Bene, perfetto. Wow, capitano, brava donna. Il problema è che al liceo, a differenza dell'università, che quando ho proposto la mia tesi su Tolkien, tutti mi hanno detto bellissimo, stupendo, la mia relatrice era molto contenta del fatto che comunque il lavoro lo facevo tanto io, non è che lei doveva principalmente correggermi le cose, però l'idea le è piaciuta. Al liceo non è stato così, io non ho voluto fare le solite tesine che la gente faceva, tipo seconda guerra mondiale, bomba atomica, oppure la bellezza. In realtà volevo fare una cosa tipo su Wild, però cadevo nel... nelle classiche cose, tipo sulla bellezza, su Canovaro, che mi sarebbe piaciuto farlo, però alla fine ho detto no, non voglio fare una tesina che hanno già fatto tutti i 50.000 persone, e quindi ho deciso di farlo. Un giorno ero a scuola e mi è venuta questa fissa, ho detto non potrei farlo su vampiro, perché in quel periodo ero molto fissata con Vampire Diaries. Quindi ho deciso di fare la tesina sul vampiro e a fare un'analisi dalla figura del vampiro come era prima e com'è adesso, insomma come vista. E giustamente l'avevo chiesto alla mia prof di italiano, che era una troia di merda, buongiorno, e lei mi aveva detto questa cosa è ridicola, sei un liceo scientifico, che cazzo è sta roba e cosa stai dicendo, non esiste che tu faccia una tesina del genere, perché appunto io avevo bisogno di idee, cioè avevo più bisogno tipo di collegamenti, se i miei collegamenti erano giusti, quindi queste ragioni qua. Lei mi ha smontato tutta l'idea, però era una prova veramente di merda, non sarebbe stata agli esami, quindi sarebbe stata esterna ed ero molto contenta di sta roba, però allo stesso tempo ho voluto avere un'idea. Siccome lei mi ha smontata tantissimo, sono andata dal mio prof di scienze, che non c'entrava niente con la mia tesina, perché io scienze non ce l'ho messo nella tesina, ci ho messo un attimo di scienza per modo di dire, ma non c'entrava con le cose, col programma del quinto anno, che erano le rocce. Quindi diciamo che sono andata dal mio prof, che anche lui odiava questa prof, e lui mi ha detto, senti,
fai quello che vuoi, non importa, è la tua tesina, se i collegamenti ci stanno, perché no? Alla fine è sempre quello. Poi sono andata dal mio prof di filosofia, gli avevo chiesto, avevo già un'idea su come collegarla, lui mi ha dato altre idee, mi ha detto, guarda, la tua idea mi sembra molto bella, tranquilla, vai, falla. Diciamo che questa tesina è molto brutta da vedere, nel senso che se faccio vedere la tesi che è tutta bella così, è tutta molto... professional, vabbè c'è la terra di mezzo, tutta molto professional, tutto così, con tutta l'impaginazione bella, insomma, che ho capito come si fa una roba, come si fa una roba seria. La tesina invece era tipo da solo un anno forse che avevo un computer, quindi veramente io non sapevo neanche usare un Word, quindi io tipo io ho avuto il computer a 17 anni, con i 18 anni guardate che roba, era già tanto che sapevo come mettere le immagini, quindi oh Gesù, quindi vabbè, però ovviamente tipo all'esame solitamente dovevi portare una mappa concettuale per la commissione, tu ti portavi la tua, vabbè si è distrutto tutto, e tu portavi la tua tesina e portavi anche una copia magari alla commissione se volevano. Quindi come ho detto c'era la mia amica, mi ha fatto questo bellissimo lavoro di grafica per fortuna, perché io non sarei stata capace, infatti il mio concetto era tipo di mettere una cosa dei vampiri più vecchi, ovvero tipo c'è il Dracula, e poi c'è, questa in realtà è di Van Helsing, che in realtà Van Helsing è un bellissimo film sui vampiri, cioè molto bello, quindi guardatelo, se cioè, è con Hugh Jackman prima che diventasse Wolverine, no anzi in realtà è dopo che è stato Wolverine, vabbè non importa. E invece qua sotto avevo messo Alice di Twilight, si chiama Alice, non so, non sono molto fan di Twilight, infatti ho detto tanta merda su Twilight in questa tesina, e poi ho messo quello di Vampire Diaries, perché giustamente... in quegli anni, io ho fatto la maturità, l'ho fatta 6 anni fa, che vecchia che sono, quindi diciamo che in quel periodo Vampire Diaries andava tantissimo anche Twilight, vabbè, forse non troppo, però andava, nel senso ancora la gente ne parlava, e quindi avevo deciso di parlare del vampiro, cioè la mia tesina avrà, non c'è neanche il numero di pagine ho messo, mamma mia che schifo questa cosa. Avrà avuto, non so, a tipo 12 pagine, una cosa del genere, ma ci ho messo anche tipo delle immaginette. E quindi ho parlato di Apuleio, che era nella letteratura latina, quindi c'era una connessione con la letteratura latina. Poi ho parlato della figura del vampiro con appunto Vlad Tepes, che era il Dracula originale, cioè tuttora si dica che lui sia stato Dracula, va bene, perché impalava i suoi nemici, insomma, poi parlavo dei strigoi, dei vricolakas in Grecia, insomma, tutte queste robe qua che, insomma, ci stavano, cioè era un collegamento serio, nonostante tipo questa tesina non sembri seria, era un collegamento serio. Poi ho parlato di Vlad Tepes, appunto, e... poi ho parlato di Dracula di Bram Stoker, e appunto l'ho fatto in inglese perché appunto la parte di lingua dovevi farla in lingua, una roba del genere, quindi ho parlato di Dracula, perché anche Dracula mi era piaciuto tantissimo come libro, e poi ho messo l'attore che fa Dracula in Van Helsing, appunto, che è veramente un bellissimo film, ve lo consiglio, e ovviamente tipo, cioè... la descrizione dell'immagine Dracula, ok, e sta cosa che inizia qua, il vampirismo clinico, poi continua qua, no, c'è terribile, io mi sento male a guardare questa cosa, mi sento malissimo. Poi ho parlato del vampirismo clinico, che era, it was a thing. Poi ho parlato della psicoanalisi del vampiro, collegandolo a Sigmund Freud, che quello è stata la mia idea iniziale, cioè nel senso che sapevo di questa cosa perché mi piaceva tanto Freud, in quel periodo avevo letto tante sue opere, e sapevo di questa cosa, e il mio prof di filosofia mi ha dato la conferma, sì, ne ha parlato, insomma, non è una cosa che si studia veramente a scuola, però ne ha parlato, quindi finché trovi delle fonti, cioè, mettilo. Poi ho parlato della donna vampiro, e... della donna vampiro, ho parlato della femme fatale, tutte queste cose qua, e ho parlato di Giovanni Verga come collegamento in italiano, e ho messo il racconto La Lupa, dove io Giovanni Verga l'ho amato tantissimo, c'è tanta gente che lo odia, però a me Giovanni Verga piace un sacco, quindi mi ero contenta di poterlo mettere nella mia tesina. Poi come arte, che vabbè, arte è stata una delle materie preferite, quindi ho messo Munch, che è anche Munch è uno dei miei autori preferiti, artisti preferiti, che è questo quadro qua, non so se lo conoscete, si chiama Il Vampiro, e si trova a Oslo comunque. Ho parlato di questo, poi l'impaginazione. Poi ho parlato di vampiri moderni, appunto ci ho messo un'immagine di Twilight, di Vampire Diaries, ho parlato di Twilight, ho parlato di Buffy la mazza vampiri, cioè diciamo che ho messo tipo a confronto serie TV e film sui vampiri che hanno
descritto bene la figura del vampiro piuttosto che quelli che l'hanno diventato il belloccio, il figaccione del mondo. Infatti quando sono arrivata all'esame il mio prof di scienze mi guarda e mi fa: prima di iniziare con la tua tesina, ti prego dimmi che non ti piace Twilight. E le ho detto: no, gli ho parlato addirittura male. E lui mi fa: bene, brava. E quella cosa mi ha fatto morire, mi ha fatto sciogliere un attimino perché ero tanto, tanto, tanto nervosa. Quindi praticamente di quelli che ho parlato è stato Van Helsing, che appunto dipingono bene i vampiri, poi c'è Underworld, c'è Buffy, invece di Twilight ne ho parlato diciamo male, Vampire Diaries ne ho parlato bene e male, perché comunque Vampire Diaries sì, fanno i belloci di turno, però comunque mostravano comunque i vampiri cattivi, non è che li mostravano tipo buonissimi, carinissimi, un po' come in Twilight, la famiglia Cullen, cioè che sembravano tipo degli angioletti, no. E poi, e basta, poi ho messo tipo la bibliografia fatta in maniera proprio terribile, cioè terribile, questa tesina è orribile, ma perché la sto facendo vedere al mondo, ma perché? Quindi diciamo che questo è quello che volevo dirvi, cioè una cosa molto, molto interessante, diciamo che la mia maturità è stato, l'ho vissuta bene una volta che ho finito, cioè nel senso una volta che per fortuna ho avuto l'orale molto presto, quindi ho finito prestissimo, cioè io ho finito gli esami, tutta la maturità, tutto, avevo finito il tipo il 23 di giugno, quindi ho finito veramente molto presto perché la mia classe è stata una delle prime a fare gli orali. Diciamo che all'orale è andato benissimo, è stato quello che mi ha alzato tantissimo il voto, perché all'orale mi hanno dato praticamente 30 su 30, se non sbaglio sono 30 agli esami, non so adesso se è cambiato, ma se non sbaglio è 30 all'orale, quindi mi hanno dato tutti i punti. Quindi ero felicissima perché io sono uscita con 70, non è che sia uscita con 50.000 e lode. Quindi diciamo che la maturità è stata veramente angosciante, però l'ho vissuta bene perché ho studiato con una mia amica. Dicevano anche, solo che c'erano tanti prof che ti buttavano giù su certe cose. Quindi diciamo che il liceo in generale non l'ho vissuto tanto bene. Quindi uscita dall'orale ho detto: ciao a tutti, vaffanculo, il giorno dopo avevo venduto tutti i libri, mi sono tenuta solo la Divina Commedia e i libri di filosofia. Fine. Quindi insomma questo è tutto. Voglio sapere se per caso voi avete la maturità quest'anno o se ce l'avete nei prossimi anni, come, che liceo fate, che scuola fate, come la state vivendo. Dimenticate le impaginazioni, guardate questa bellissima impaginazione della mia tesi che è stupenda, bellissima, meravigliosa. Quindi fatemi sapere magari su cosa farete la tesina, perché sono curiosa su queste cose. Cioè io mi ricordo che quando ho fatto la tesina sembrava che avessi fatto chissà che avessi fatto la cosa più bella del mondo, poi adesso la guardo e dico: ma mamma mia che roba è, impresentabile proprio. Poi ho fatto la tesi e non ho ancora la tesi della magistrale perché devo ancora stamparla, però praticamente se questa sono tipo, queste, qua c'è l'immaginazione, qua so quante pagine ci sono. Se queste sono 50 pagine, la mia tesi magistrale è 300. Quindi sì, diciamo che questa tesina la sto tenendo tuttora come ricordo, perché mi fa piacere, però sì, è patetica. Patetica il mondo di immaginazione, non tanto l'idea. L'idea era buona, cioè io sono abbastanza fiera di non aver portato la classica cosa alla maturità. Quindi se avete le vostre idee originali che volete portare alla maturità, fatelo. Come si dice? Non lasciatevi... vabbè, non so neanche niente, quindi insomma non fatevi scoraggiare dai prof che magari vi dicono che la vostra idea fa schifo, parlate con altri prof che magari possono aiutarvi, che è sempre meglio. Io per esempio mi sono fatta correggere la parte di inglese dalla mia prof di inglese e tutta l'altra parte dal mio prof di filosofia e storia, quindi principalmente sono riuscita ad avere comunque una correzione della mia tesina prima della maturità, e non l'ho fatta correggere appunto da quella deficiente, che lei appunto a un certo mi fa: ma quindi hai deciso di cambiare idea sulla tesi? Faccio: no, farò la tesi sul vampiro. Infatti ha avuto tanto successo, la commissione era molto felice che ha detto: finalmente c'è una tesi diversa dal solito che possiamo ascoltare, imparare qualcosa, quindi questa cosa mi ha resa molto felice. Però sì, sono vecchia, ho fatto la maturità tanti anni fa, quindi magari adesso le cose sono cambiate, magari adesso la gente ha idee più originali rispetto a noi prima. Avevamo anche poche fonti, cioè internet sì, andava in quel periodo, ma non sapevamo fare ricerche, cioè io non usavo internet, non usavo, cioè anche per la mia tesi sono andata tipo a leggermi i libri in biblioteca, mi sono cercata alcune cose su internet, ma pochissimo. Quindi diciamo che forse adesso con internet, con fonti, cose, è più facile fare una tesi bella, fatta bene, che magari vedete i video su YouTube che vi insegnano cose, beati voi. Quindi ragazzi, questo è tutto, io fermo qua il video, ci vediamo per un prossimo video.
prometto che cercherò di fare i vlog per le prossime destinazioni, ovvero facciamo Roma, Firenze, Atene e Santorini. Prometto che cercherò di fare, perché il tempo sembra più bello. In Francia purtroppo il tempo è stato un po' come si come sa, però adesso qua sembra bello, quindi proverò a fare i vlog. Intanto pubblicherò questo video, giusto per così mi vedete, così non vi manco tanto. Ciao!